Quando una stella massiccia esplode, lascia dietro di sé un nucleo denso e rotante fatto interamente di neutroni, chiamato appunto stella di neutroni. Molte stelle di neutroni possiedono forti campi magnetici che inducono emissioni radio. A causa della rotazione della stella di neutroni, da Terra vediamo come accendersi e spegnersi regolarmente, come se fosse un faro, queste sorgenti radio intermittenti che prendono il nome di pulsar. Il Murchison Wide Field Array è un radiotelescopio per le basse frequenze, costituito da una schiera di piccole antenne collocate nel deserto australiano. Grazie ai dati raccolti da questo osservatorio, una nuova ricerca ha scoperto una sorgente che si ripete in modo inusuale, molto più lentamente di una normale pulsar, circa 3 volte all'ora, un ritmo mai registrato prima. Tutto è partito dal lavoro di un dottorando del centro di ricerche australiano ICRAR, Tyrone O'Doherty, che ha scoperto il nuovo oggetto analizzando, con una tecnica da lui stesso sviluppata, i dati raccolti dal Murchison Wide Field Array nei primi 3 mesi del 2018. Il fascio di luce radio è stato emesso da una misteriosa sorgente che ha spazzato il cielo a intervalli di 18 minuti e 10 secondi, diventando, per qualche decina di secondi, una fra le sorgenti più luminose dell'intera galassia. A rendere così insolito questo oggetto è appunto il suo periodo. Mentre le pulsar emettono segnali a intervalli regolari che possono andare da poche decine di millisecondi a pochi secondi, un'emissione che si ripete a intervalli di decine di minuti è un fenomeno del tutto inatteso. What's so special about this transient? Nel corso delle nostre osservazioni l'abbiamo visto apparire e sparire nell'arco di poche ore, spiega la prima autrice dello studio pubblicato su Nature, Natasha Harley Walker, della Curtin University. Una cosa del tutto inaspettata, per noi astronomi anche un po' inquietante. Non c'è in cielo nessun altro oggetto a noi noto che si comporti in modo simile. E questo è anche molto vicino, si trova circa 4.000 anni luce da noi, praticamente nel nostro cortile galattico. Sulla natura della sorgente ci sono al momento solo ipotesi, basate su alcuni indizi. L'intensità del segnale e il suo periodo suggeriscono che si tratti di un oggetto estremamente luminoso e molto compatto, mentre la polarizzazione del segnale indica la presenza di un forte campo magnetico nel luogo di origine dell'emissione. In cima alla lista dei sospetti figura per ora una cosiddetta magnetar di periodo ultralungo, un tipo di stella di neutroni che ruota lentamente e la cui esistenza è prevista dalla teoria. In alternativa potrebbe essere un'insolita nana bianca, ovvero il residuo lasciato da una stella di dimensioni simili al Sole al termine della sua vita. Ma potrebbe essere qualcosa a cui gli astrofisici non hanno ancora nemmeno pensato. La stessa terra rossa dove ora sorgono le antenne del Murchison Wide Field Array vedrà nei prossimi anni la messa in opera della parte per le basse frequenze di SCA, lo Square Kilometer Array, il mega progetto di radiotelescopio diffuso con cui si potrà probabilmente osservare e studiare un'intera popolazione di oggetti come questo. Per ora rimane la grande soddisfazione di aver messo per primi gli occhi su un qualcosa di mai visto prima e la vigile attesa per vedere se questo potente fuoco fatuo si riaccenderà ancora.